27 condanne per un totale di 189 anni di reclusione. Assolti il giapponese Nakamura, che per un periodo di transizione tra Italsider e Ilva fu una sorta di gestore dell'azienda, e ovviamente nessuna condanna per Emilio Riva, deceduto a marzo scorso. Sentenza durissima, soprattutto per gli ex manager dell'Italsider, pene che sono andate oltre le richieste dell'accusa anche per i dirigenti della gestione privata Ilva. 6 anni di carcere a Fabio Riva, ex presidente dell'Ilva S.P.A., attualmente in Inghilterra in attesa di definizione del procedimento di estradizione. Stessa condanna per Luigi Capogrosso, ex direttore dello stabilimento ionico. Per entrambi un anno e mezzo in più rispetto alle richieste della pubblica accusa. La pena più alta, 9 anni e mezzo di reclusione, a Sergio Noce, ex dirigente Italsider. Riconosciuta una provvisionale di 3 milioni e mezzo di euro da versare all'INAIL, Istituto Nazionale Assicurazioni, per gli infortuni sul lavoro. L'accusa, a vario titolo, va dal disastro ambientale corposo all'omicidio colposo di 21 operai esposti durante il lavoro in azienda alle polveri di amianto senza che alcuna cautela fosse presa e senza che gli stessi fossero informati dei rischi, benché noti agli imputati. Operai che morirono per mesotelioma pleurico e di cui i familiari si sono costituiti parte civile nel processo. Per loro, come per l'associazione Onlus contro amianto, il risarcimento dovrà essere stabilito in separato procedimento civile.